Bentornate e ben rientrate nel mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi nuovo video, improvvisatissimo perché non era in conto di registrare questo pomeriggio, però poi ho detto ma sai cosa c'è? Che visto che ho un po' di tempo libero voglio assolutamente farlo, anche perché mi sono arrivate già da qualche giorno queste cosine di cui adesso vi parlo, perché trattasi di un video haul fondamentalmente un po' misto. Parleremo sia di make up, sia di skin care, cure del corpo eccetera, ma vi faccio vedere anche due tre accessorini che ho acquistato da IKEA. E siccome appunto volevo sistemare un po' tutto e ste cose stavano sempre lì ferme dentro le buste, ho detto niente, faccio il video haul così faccio vedere tutto alle ragazze. Comincerei appunto dalle cose più voluminose, ossia l'ordine che ho fatto di i brochet da mia cugina. Voi sapete che ormai ho preso la cosiddetta sciidicata, nel senso che ogni volta che lei mi scrive per mandarmi i nuovi album di brochet, io scelgo sempre qualcosa. È quest'ordine che ho fatto un po' più voluminoso, perché con quest'ordine praticamente mi ha fidelizzata, quindi adesso ho il 15% di sconto sui futuri ordini, per cui ho dovuto acquistare entro una certa cifra, che era appunto 35 euro se non sbaglio, in modo tale poi da essere fidelizzata. Quindi ho acquistato un bel po' di cosine. Allora, intanto all'interno della busta c'è al solito vari albumini, lei sempre precisissima mia cugina, vi scrivo sempre qui il suo riferimento in modo che se avete bisogno di lei potete scriverle. Tra l'altro lei mi ha detto non dire solamente Catania e provincia, perché io dice mi occupo di tutto, la spedizione può andare dappertutto, quindi dice mi ha fatto capire che se anche se non state proprio a Catania potete rivolgervi a lei se avete bisogno. Allora, per quanto riguarda il primo prodotto, ossia questa acqua profumata al mango, io devo dire che l'avevo sentita la prima volta che lei è venuta a portarmi i prodotti, perché l'aveva spruzzata, sì è proprio lei, l'aveva spruzzata nella busta che conteneva tutti i prodotti, non a caso, e mi sono innamorata del profumo soave di questo appunto acqua profumata, che al mango è coriander, credo sia coriandolo, comunque buonissima, e l'ho voluta prendere perché con questo albumino era praticamente in offerta. Ora io i prezzi non me li ricordo, ragazzi abbiate pietà, ma non mi ricordo più i prezzi. Poi ho voluto prendere un bagnoschiuma che avevo già provato in passato, ma veramente tantissimo tempo fa quando ero a Napoli. Sto parlando del bagnocorpo sensuale alla vaniglia bourbon, che praticamente, vabbè, l'odore è veramente stra mega fico. Tra l'altro vi dico la verità, oggi l'ho utilizzato perché non ce la facevo, avevo finito il mio bagnoschiuma, ho detto niente, anche se lo devo fare vedere alle ragazze lo devo usare per forza, e quindi l'ho già usato stamattina per la doccia della mattina. Mamma mia, ragazze, è vaniglia pura, però è una vaniglia molto particolare essendo la vaniglia bourbon, quindi sono molto contenta di averlo preso. Tra l'altro un boccettone da 400 ml, quindi top. E poi mi sono buttata sui prodotti per i capelli e ho preso, e tra l'altro questi capelli puliti li vedete proprio lavati con questo shampoo, che è appunto questo shampoo purificante per capelli grassi con ortica e antisebo, che devo dire una cosa. Intanto ve lo faccio vedere, questa è la confezione. Io lo comprai tantissimo tempo fa, sempre di questa linea, diciamo, per i capelli, sempre antiforfora, più che antiforfora, antisebo questo qui, perché questo non è quello antiforfora, credo che ci sia anche quello antiforfora, e faceva un odore molto più pesante, ora fa un odore buonissimo, e vi devo dire che è con agave, e riattiva la microcircolazione del cuoio capelluto. L'ho fatto oggi. Dite voi se non è troppo bello l'effetto dei miei capelli oggi, io li vedo pulitissimi e soprattutto molto lucenti, ho utilizzato lui. Poi ho preso anche però questo invece è quello anticaduta, ma sembra sempre della stessa linea, il balsamo, perché mi è finito completamente il mio balsamo Splendore, quindi ho preso shampoo e balsamo perché voglio provare assolutamente i prodotti per i capelli, visto che comunque sono stati proprio consigliati anche da voi su Instagram, soprattutto Aurora, l'altra volta ne parlavamo su Direct, lei mi ha detto guarda che i prodotti per i capelli di brochet sono veramente il top, e quindi li ho voluti provare. Allora, poi ho preso due maschere per il viso, perché sto finendo praticamente tutte le maschere per il viso. Allora, ho preso questa che dà luminosità ed è tutta col pack rosa, tra l'altro troppo troppo carino questo pack che hanno. E sì, questa praticamente è un gommage, quindi è sfoliante, due volte alla settimana sul viso, inumidito, risciacquare, eccetera, eccetera. Quindi ho preso questa, e poi, perché c'era praticamente la promo che se ne prendevi tu due le pagavi meno, e poi ho preso questa che è praticamente calmante, lenitiva, con camomilla bio,
che ho voluto prendere anche perché magari ci esponiamo al sole, può succedere che magari abbiamo il viso un po' arrossato, soprattutto a me capiterà sicuramente, quindi le ho prese entrambe. Io non ho idea delle maschere viso, non so nulla perché non le ho mai provate. E se prendevi due prodotti per i capelli, ti regalavano, oppure non mi ricordo adesso, c'era una promo per la quale ti regalavano anche delle creme per i capelli, e ne ho prese due, una per i ricci ed una per i capelli lisci. Ho voluto prenderle entrambe perché potevi scegliere, quindi queste non le ho pagate, sono state omaggiate, e ripeto, potevi scegliere tra l'una e l'altra o entrambe, siccome ne devo prendere due ne ho preso sia una che l'altra, perché a volte capiterà, ora soprattutto che fa caldo, che magari non faccio il capello liscio e al contrario faccio i capelli mossi. Allora, se faccio i capelli mossi, utilizzo appunto la maschera per capelli ricci, magari funziona meglio. E poi lei, chiaramente, come al solito, mi ha messo due campioncini all'interno del pacchetto, e mi ha messo la Elixir Jeunesse, la crema appunto per da giorno, di cui mi aveva già omaggiato in campioncino piccolo, mi ha dato una mini size. E poi mi ha dato una mini size di quella idratante, della Hydra Vegetal, che è praticamente per pelli normali e miste. Ed è questa qui. Sono contentissima perché queste due non vedo l'ora di provarle. Tra l'altro io i campioncini non li avevo ancora aperti, quindi proverò direttamente questi. E quindi questo era il mio ordine di brochet. Allora andiamo avanti e vi faccio vedere altre due tinte che ho acquistato, delle famose appunto Hypnotize di Astra. In realtà credo che una ve l'abbia fatta già vedere, quindi ve la faccio vedere solo perché la indosso in questo momento, ma l'avete vista forse nell'altro video haul. Sto parlando della Hypnotize numero 01, in realtà non so come si chiami, vi faccio passare il nome qui in sovraimpressione, perché a differenza delle altre dove c'è scritto il talloncino davanti, in questa non c'era, non so perché, ha anche un pack differente rispetto alle altre. Comunque la numero 1, che è quella che indosso in questo momento, forse ve l'avevo già fatta vedere nell'altro video. E poi non ho resistito, l'altro pomeriggio sono passata di fronte di nuovo a questo negozio, quindi sono attraversata la strada, ho detto no, me ne prendo un'altra, e mi sono presa la numero 14, che si chiama Gypsy, sempre delle Hypnotize, sempre di Astra, perché ormai mi sono fissata. Vi faccio uno swatch di questa, che me l'avete già vista e messa indosso per l'altra mattina, perché l'ho indossata già più volte, bellissimo questo colore, è una sorta di rosa caldo bellissimo, spettacolare. Mentre quella che ho adesso, vabbè, ve la swatcho perché così vi levo il dubbio di vederla anche sullo swatch nella mano, ma è questa qui, ed è molto più scura, la Gypsy è molto più chiara. Sono fantastiche queste, io praticamente ho avuto modo di provarle per la prima volta perché il pacchetto che mi ha mandato Patrizia, oltre alla Eden Escape, c'era appunto la Dreamer, la numero 2, che sto usando tantissimo anche quella. L'avete vista praticamente, tra l'altro, indossata nell'ultimo Get Ready With Me, che vi linko qui da qualche parte. E mentre qui abbiamo un regalo. Questo qui è il regalo, l'ultimo regalo che mi è arrivato da parte di una di voi. Sto parlando di Monica, la dolcissima Monica, a cui mando un grosso bacio, la quale praticamente mi ha voluto mandare questo regalo, che è diciamo questo pacchetto, che ha avuto tutta una storia un po' particolare, perché all'inizio l'ha mandato con le poste, ma le poste non sono riuscite a consegnarmela, dicendo che non so per quale lo scomotivo non esisteva la mia via. Io ricevo quotidianamente posta, quindi non lo so. Comunque, quindi l'ha rimandato poi con le poste private, è arrivato, ma purtroppo, come potete vedere, è arrivato rotto, nel senso che uno dei prodotti che stava all'interno di questa bellissima pochette, che era una pochette di Nabla spettacolare, che uscì con qualche edizione limitata, che tra l'altro dovrò fare sistemare prima o poi perché la voglio utilizzare, ma chissene, la utilizzerò anche strappata perché è così carina che alla fine è dentro la borsa, ma chissene. Praticamente alla fine è arrivato questo pacchetto molto disastrato, tutti i prodotti purtroppo erano sporchi di ombretto, perché una palette che mi aveva regalato, ve la faccio passare qui in sovraimpressione, perché l'originale purtroppo, che avete visto nelle stories di Instagram, anche lì se ce la faccio vi faccio passare appunto le immagini, le recupero dall'archivio, si è rotta quella palette, ha strappato di brutto questa pochette e tutto il contenuto è andato vagando, per cui vabbè, ho recuperato praticamente tutto tranne quella palette, che era non si poteva ricomporre assolutamente perché proprio era tutto frantumato. Quindi vabbè, non è importante perché alla fine tutto il resto è arrivato integro.
mi ha regalato pure lei la Eden Escape, la palette di, l'ultima palette di Astra, che chiaramente, chiaramente non ho aperto, nel senso non ho utilizzato, è immacolata, proprio immacolata, e resterà tale perché ho deciso che, diciamo, per una questione di correttezza, visto che comunque me l'aveva regalata, ho deciso di regalarla a qualcuno che non è qui su YouTube, quindi qui su internet, perché comunque non sarebbe giusto, perché voglio assolutamente che, non voglio assolutamente, diciamo, metterla né in pari in un giveaway, figuriamoci, né tantomeno regalarla a qualche sconosciuta, ma la regalerò a qualcuna molto vicina a me, e che come se l'avesse regalata a me, però chiaramente non la utilizzo perché ho già la mia che mi ha regalato Patrizia. Lei non lo sapeva, voleva farmi una sorpresa, però poi, essendo il suo pacchetto arrivato dopo quello di Patrizia, vabbè, non ha importanza, è stata troppo carina perché comunque sarebbe stato un regalone lo stesso. All'interno del pacchetto c'era una letterina che, come al solito, non vi leggerò perché sono cose private, quindi sono solamente fra me e lei, e poi c'era tutto questo ben di Dio che adesso vi faccio vedere. Molte di queste cose le ho già provate. Allora, il Bambi Eyes, il mascara quello di L'Oreal, che amo follemente, tra l'altro pack rinnovato perché prima mi ricordo che era tutto giallo, se non sbaglio, o forse rosa, boh, non mi ricordo, no, forse quello rosa era l'altro. Comunque, questo è lo scovolino, adoro questo mascara, lei lo sapeva e me lo ha regalato, l'ho già usato praticamente tutta la settimana. All'interno c'era un burro di cacao di Yves Rocher al karité, che ho già provato perché ero troppo curiosa, quindi l'ho aperto e l'ho già provato ed è ottimo, mi piace tantissimo. Poi mi ha regalato ben due tinte di Astra, quindi altre due Hypnotize, e in particolare anche queste le ho usate tantissimo, la 17 Trendsetter e la 13 Gossip Girl, adesso ve le faccio vedere swatchate chiaramente. Anche queste, ragazze, le ho utilizzate tantissimo perché comunque mi sono resa conto che mi ero persa qualcosa di veramente importante, ossia le tinte di Astra, perché sono una più bella dell'altra, quindi veramente sono troppo contenta che mi avete aperto questo mondo. Allora, questa qui è la 17 Trendsetter e questa è la Gossip Girl. Come potete vedere, comunque tendono tutte un po' a scurirsi, anche questa qui, la numero 1, diventa un po' più scurretta anche sulle labbra. Stupende, stupende. Poi mi ha regalato una tinta di Mulac, una di queste Velvet Ink, questa è quella che uscì con l'edizione limitata Freak Show, questa si chiama Asylum. Vi faccio uno swatch, l'altra mattina l'ho provata, madonna, è spettacolare, ragazze, non vedo l'ora di farvi qualche look e di mettermela per farvela vedere, è veramente un bellissimo colore, un bordeaux scuro. Poi all'interno c'era un'altra tinta stupenda, in realtà questo è un rossetto liquido di quelli un po' lucidini, questo qui è della, invece di Nabla, madonna mia, mi ha regalato un sacco di cose, si chiama My Rules, anche questo me l'avete visto messo indosso anche in una foto, se ce la faccio ve la faccio passare qui in sovraimpressione, bello swatch, e questa meraviglia qua è una sorta di malva scuro bellissimo, molto 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 bello, peccato che sia cremoso perché comunque sotto la mascherina sarebbe un casino metterlo, poi lo utilizzerò solamente qui per fare qualche... per i miei video, o comunque se per esempio sono invitata a cena eccetera, poi una volta appunto il logo lo potete mettere quando levate la mascherina. Poi una matita nera sempre di Astra, questa è la Deep Black Smoky, una matita appunto nera bellissima che non vedo l'ora di utilizzare, e sono due perché ho sia questa che quella che mi ha regalato Patrizia, che in realtà era un campione in omaggio all'interno del suo pacchetto. Ed infine c'era questa meraviglia qui, che in realtà non è, infine c'è anche un'altra cosa che però ho di là, vi farò passare la foto perché ce l'ho di là e non è facile prenderlo. Mi ha regalato un Ice Couture, sono questi ombretti liquidi, questo è il numero 1, questi sono quelli lì della, diciamo sempre di Astra, che, di cui avevo già provato il numero 3 se non sbaglio, quello che ho io è il numero 3 ed è bellissimo, questo qui è una sorta, diciamo, di argento, guardate che meraviglia, questi sono fantastici sia da soli che come base per poi mettere sopra un bel ombretto sparkle. E poi mi ha regalato pure l'acqua micellare di Yves Rocher alla camomilla, vi faccio passare una foto qui in sovraimpressione, comunque vi faccio un close up perché ce l'ho di là, perché lo sto già utilizzando perché è fantastico e ce l'ho già di là, quindi praticamente ve lo faccio passare in sovraimpressione. E poi c'era questa mitica pochette
bellissima che io ho dovuto lavare perché non vi dico com'era, sporchissima. Ok, nel frattempo mi sono levata gli swatch perché sennò sporcavo un po' tutto. Allora andiamo avanti e vi faccio vedere le due cosine che ho comprato da Tezenis con una promo che credo sia ancora attiva. Praticamente c'era uno stand, tutto uno stand di reggiseni, nel quale c'era scritto che appunto se acquistavate un reggiseno l'altro era in omaggio. Ne ho presi ben due perché questo fatto del dimagrimento, ragazzi, vi dico la verità, mi stanno tutti i reggiseni larghi, per cui ho dovuto comprare qualcos'altro. E quindi praticamente ho preso due reggiseni perché ne avevo proprio bisogno. Allora ne ho preso uno nero classico, molto molto carino, chiaramente non li vedrete indossati perché c'è poco da vedere, è un reggiseno. In realtà ho preso la terza, però vi devo dire che calzano molto piccoli perché io già sono di seconda, però la terza coppa va bene, diciamo, e quindi ho preso questo qui nero che mi sta bene, forse un pochettino lento ma va bene così perché io comunque voglio stare comoda. E quell'altro che ho scelto è questo qui, che è un color panna, più che altro, più che color panna è proprio un avorio, ed è tutto, non so se si vede la trama dalla videocamera, ed è tutto praticamente ricamato, è così insomma, come ai lati, però chiaramente sono dei reggiseni imbottiti, infatti dentro hanno tipo il pesciolino, insomma, quindi sono un attimino un po' più, per fare un po' il seno un po' più rotondo. Io preferisco mettermi qualcosa di un po' più imbottito, ma anche quando comunque ero un po' più rotonda mettevo sempre dei reggiseni un po' più imbottiti perché mi piace, mi danno una forma più carina al seno, anche quando magari mettete un abito attillato eccetera. E questi praticamente ho pagato quello chiaramente che costava di più, che è quello avorio, e 14,99, ne ho pagato solamente uno, praticamente l'altro è venuto gratis praticamente, quindi top. Con 15 euro mi sono comprata due reggiseni di cui avevo assolutamente bisogno. Allora da Ikea ho preso, in realtà c'è anche altre due cose che però non vi faccio vedere perché sono cose che comunque ho comprato per casa, vi faccio vedere le cose proprio strettamente, diciamo, legate al make up, comunque alla mia sfera. Ho preso quelle tre piantine finte molto carine che ho messo lì come sfondo nel mio background, che si chiamano Feika ed erano all'interno di questo scatolo trasparente. Queste sono costate 3,50 euro e intanto le ho messe lì, ma voglio studiare un angolino diverso qui e quindi piano piano poi le sistemo con tutta calma. Chiaramente non è Ikea se non prendo le candele, e ho preso due candele, una delle quali l'ho già accesa come potete vedere, questa qui che adesso non ricordo più come si chiamava, comunque mi è piaciuto troppo il fatto che avesse questo bicchierino un po' diciamo color fumé, molto carino. L'odore è tipo molto di cannella, sa di cannella, di roba dolce insomma, quindi qualcosa che ha a che fare con la cannella, con la vaniglia. E l'altra è la famosa Sinlig, che è quella che prendo sempre ed è praticamente il gusto vaniglia, infatti vedete qui c'è un bel gelato alla vaniglia, e anche questa l'ho presa per metterla come sfondo appunto e per accenderla durante appunto i video, ma anche quando per esempio io pulisco casa, dopo che finisco di pulire casa quella fissazione di accendere le candele più forte di me. Ed infine, ultime ma non per importanza, ho preso altre due di questi contenitori che si chiamano Scurar, che in realtà sarebbero dei portavasi, ma io li utilizzo, come potete ben vedere, per mettere i pennelli. Ne ho presi altri due perché vorrei eliminare tutti quelli che non sono uguali a questi, perché io purtroppo, come potete vedere, utilizzo anche dei contenitori trasparenti perché questi qui non ero più andata da Ikea, non li avevo comprati, quindi se ce la faccio voglio mettere tutti i pennelli nei contenitori bianchi e quindi fare tutto un unico colore dietro, se ce la faccio, perché comunque ci sono anche i pennellini, quelli piccoli, che in verità dentro questi contenitori trasparenti stanno meglio perché sono più bassi e quindi sono più visibili all'occhio, anche se io so bene che dovrei trovarci un posto in un cassetto perché così non prendono polvere, ma ragazze fidatevi, io i pennelli li utilizzo costantemente tutto il tempo, quindi praticamente non arrivano neanche ad impolverarsi, perché comunque io sono più i pennelli che utilizzo che quelli che lavo, perché poi li lavo tutti in una volta, quindi ho preso anche due di questi. Questi mi pare che stavano tipo a 2 euro l'uno, 1,50 euro l'uno, qualcosa del genere. In realtà non lo so il prezzo perché comunque c'era mio padre con me e quindi praticamente alla fine ha pagato lui, quindi potevo anche abbondare, non ci ho pensato. Comunque, altre due cosine che vi faccio vedere le indosso già. Trattasi di questa collana stupenda che mi vedete indossata, che già vi ho fatto vedere su Instagram, che ho acquistato da una di voi che rivende appunto queste meraviglie qui su Instagram. Sto parlando di Anomis Trendy, vi faccio passare qui in sovraimpressione il suo nome di Instagram. È una collanina girocollo che ho scelto, avevo visto chiaramente pubblicizzata da lei, che ho scelto in argento, ma si può
avere anche la versione in oro, e ha stelline e diciamo monetine, troppo carina, e ho voluto prendere anche, vediamo se riesco a farvela vedere perché ce l'ho indosso, ma ho anche altri 1000 bracciali, vediamo se riesco. Ho voluto prendere anche il bracciale uguale con le, cioè in, diciamo abbinato con le monetine, molto carino anche questo in argento. Li ho voluti prendere insieme, veramente ragazze sono assolutamente dei bijou troppo carini. Vi consiglio assolutamente di dare un'occhiata alla sua pagina perché costano davvero poco, ma è roba di qualità. Vi dico solo che io sono stata spinta a prenderne un'altra perché la prima che presi, quella con le stelline che vi vedete sempre indosso anche negli altri video, praticamente mi mettevo sempre quella, quindi l'ho fatto anche un po' per cambiare, ho fatto di tutto, mi sono fatta pure il bagno, non si è mai annerita. Stessa cosa per quanto concerne i bracciali che prendo da lei, perché da lei avevo preso anche quest'altro, questo ve lo faccio vedere perché è più facile da uscire, avevo preso anche quest'altro, vediamo se riesco a farvelo vedere per bene, con questi charm che mi ha fatto praticamente scegliere lei e che sono venuti gratis, quindi ho pagato solamente il bracciale. Questo è il classico bracciale con diciamo ad elastico, non si è mai annerito, io mi faccio la doccia tutti i giorni perché certe volte dimentico a levarmelo e quindi spesso mi faccio la doccia con questo bracciale messo, quindi top. Ed è molto carina questa ragazza, molto veloce, molto puntuale, e vi devo dire che è veramente, mi piace, è roba di qualità, quindi vi straconsiglio la sua pagina. Bene, abbiamo finito, lo so, avreste voluto vedere molte più cose, ma io preferisco fare così adesso, fare dei video più contenuti, che poi più contenuti, sicuramente se ne è sempre 20 minuti di video. Io vi mando un grosso bacio, iscrivetevi al canale, mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, e seguitemi su Instagram, io sono sempre Gravis Girl, così lì potrete vedere ricettine, outfit, i miei look di tutti i giorni, i miei acquisti, vedrete tutto anche lì, quindi seguitemi anche lì e al prossimo video, stay tuned!